Fondazione Mila. Attenzione che cade la cioccolata. Un allenatore. Ancora così sta guardando il ricciolino. Basta. Cominciamo con la commissione educazione, sport e tempo libero, che era prevista 20 minuti fa, ma abbiamo lasciato che finisse la lavoro della commissione precedente per signori di Luca. Speriamo che la prossima volta possano farlo anche ai nostri confronti. L'ospite di questa sera è Giorgio Spadola, che è della Fondazione Milan, che ci parlerà un attimo prima di quello che è la Fondazione Milan e poi in seguito del progetto Sport for Change che si sta sviluppando nel nostro territorio, nella parrocchia dell'area miracolosa. Quindi diamo la parola direttamente a lui perché vi sta ora. Non so niente, cosa c'era però che mi buonasera a tutti, ringrazio per questa presentazione e anche per l'importanza che ci state dando, insomma, per averci invitato qui e averci dato l'opportunità di presentare a tutti questo progetto. Come è stato detto prima, io mi chiamo Giorgio Spadola, in questa veste appunto oggi rappresento Fondazione Milan. Ho la fortuna di essere anche preparatore atletico al Centro Giovanile del Milan, quindi ho un doppio ruolo, sia di coordinatore di alcuni progetti della Fondazione che essere proprio allenatore attivo sul campo, e questo mi dà un grosso vantaggio in quanto poi l'attività ultima che andiamo a svolgere è comunque un'attività motoria, e quindi per me avere competenze nell'ambito dell'attività motoria è fondamentale. Ovviamente, come potete ben capire, c'è una differenza enorme fra l'attività che si può svolgere all'interno di un centro giovanile, di un club professionista come è la C Milan, e invece l'attività educativa e di responsabilità sociale che porta avanti la Fondazione. Dopo questa breve presentazione vi parlo abbastanza rapidamente di quando è nata la Fondazione, di come si sta evolvendo e di che progetti sta portando avanti. La Fondazione è nata 13 anni fa, grazie a Leonardo, che penso qualcuno di voi possa conoscere, è stato giocatore, dirigente, allenatore del Milan. Esatto, è nata proprio come un punto che potesse, come una parte che potesse appunto sviluppare progetti di responsabilità sociale. È nata come una fondazione principalmente erogativa, quindi erogava dei finanziamenti a favore di progetti di altri o di altri, appunto, di altri enti, di altre cooperative, di altre associazioni. In questo periodo, in questi 13 anni, ovviamente comunque la Fondazione è stata a fianco dei progetti e ha sviluppato una sua conoscenza anche di questi progetti. Circa 4 anni fa si è cominciato a dire: perché non cominciamo a proporre qualcosa anche noi? Ovviamente non è facile proporre un progetto di valore, perché comunque ci vuole un'ottima organizzazione, ci vogliono delle idee molto chiare, e la Fondazione per il momento è ancora abbastanza piccola, nel senso, perché comunque avere dei professionisti che lavorano 24 ore su 24 per la Fondazione, questo è l'unico modo poi per poter fare la differenza e proporre dei progetti totalmente propri. Circa 4 anni fa si è cominciato a pensare appunto di affiancare i progetti di altre associazioni, e la domanda è nata spontanea: cosa può fare, cosa sa fare Fondazione Milan principalmente? Ovviamente non sappiamo fare tutto, tendenzialmente aprendo un pochino più diciamo il pensiero calcistico, pensiamo di poter essere in grado, almeno come Milan, di proporre un'attività motoria di qualità. Quindi si è pensato appunto di utilizzare proprio questo strumento, che declinato sì dal calcio, che è quello che proponiamo con i giovani, l'abbiamo declinato in un'attività motoria educativa. Abbiamo cominciato, come vi dicevo, tra l'altro io ho avuto la fortuna 3 anni fa di cominciare praticamente come docente di educazione fisica all'interno di altri progetti sociali, di altre cooperative. Tra l'altro una era la cooperativa La Strada, che è qua sul municipio 4. E da quest'anno abbiamo deciso proprio di creare invece dei presidi di Fondazione. Però prima di questo passaggio, che è un passaggio molto importante per noi, perché
ci obbliga comunque a strutturarci in una certa maniera, a tenere dei report, a tenere le persone, a seguire le risorse umane, quindi sicuramente per noi è un impegno importante, però è anche sicuramente un momento in cui possiamo dimostrare quello che sappiamo fare e possiamo gestire i progetti proprio direttamente. Prima di arrivare a questo passaggio, un'altra domanda è stata fatta, ma noi dove siamo presenti sul territorio? Siamo presenti tramite le scuole calcio Milan. Le scuole calcio Milan, non so se le conoscete, sono delle scuole calcio, diciamo, satellite, che sono legate in svariati modi comunque al club. Queste scuole calcio Milan, alcune, quelle un pochino più strutturate, quelle un pochino più attente, si è cercato di coinvolgerle e di fargli capire che loro possono avere un impatto importante sul territorio. E quindi, diciamo, i primi progetti sociali di Fondazione Milan sono stati sviluppati all'interno delle scuole calcio Milan, dove praticamente venivano accolti dei ragazzi che magari non potevano permettersi l'attività, dei ragazzi a rischio di dispersione scolastica, e abbiamo affiancato alla figura dell'allenatore anche un educatore, uno psicologo, perché ovviamente per quanto un allenatore possa essere competente dal punto di vista, diciamo, delle conoscenze motorie, di come allenare un ragazzo dal punto di vista educativo non è banale, soprattutto se parliamo di ragazzi che comunque già sono a rischio di dispersione, hanno grosse problematiche, vivono in situazioni di povertà e magari, perché no, non hanno mai avuto l'opportunità di stare all'interno di un gruppo e fare attività motoria con qualcuno, perché di questi ragazzi stiamo parlando. Da quest'anno, quindi, oltre già a dei presidi che abbiamo all'interno di alcune scuole calcio Milan, Bollate, Limbiate e Bernareggio, si è deciso di cominciare proprio su nostri presidi. In più abbiamo deciso anche di iniziare con un target di ragazzi differente. Come vi accennavo prima, il nostro target, quello sul quale vorremmo andare principalmente a lavorare, sono i ragazzi a rischio di dispersione scolastica. Però le esigenze del territorio sono tante: minori stranieri non accompagnati, ragazzi che hanno precedenti penali, quindi esiste una sfaccettatura importante di ragazzi, di adolescenti, e non soltanto coloro che sono, diciamo, soltanto a rischio di dispersione, ma purtroppo ragazzi che hanno problemi ben più seri anche di integrazione, ragazzi che non tornano a casa perché una casa non ce l'hanno, vivono in comunità fino ai 18 anni, dopo 18 anni non sanno dove andare, quindi riuscire a dar loro uno strumento anche soltanto, la possibilità di fare un tirocinio o qualcosa del genere, potete ben capire che forse potrebbe cambiare la vita, forse no, non è semplice. Abbiamo deciso di lavorare, oltre che con i ragazzi a rischio di dispersione scolastica, anche con ragazzi che sono in conflitto con la legge, che spesso comunque hanno anche la problematica di essere a rischio di dispersione scolastica. Adesso, attualmente, stiamo lavorando all'interno della ONLUS Kairos di Vimodrone, dove ci sono appunto ragazzi seguiti da educatori specifici, da psicologi, che ovviamente sono stati mandati lì dal giudice in quanto autore di reato. Quindi anche quello è un altro ambito nel quale stiamo lavorando. Per quanto riguarda invece il Municipio 4 e il Municipio 5, stiamo aprendo dei presidi. Il Municipio 4 cominceremo il 2 febbraio, dei presidi appunto rivolti ai ragazzi a rischio di dispersione scolastica. Municipio 5 perché? Municipio, qua ovviamente medaglia miracolosa, Municipio 4, vi spiego un attimo perché lavoriamo anche sul Municipio 5. Municipio 5 c'è il centro Vismara, non so se lo conoscete, che tra l'altro è la sede del centro giovanile del Milan. E la prima domanda che ci siamo fatti è: perché non apriamo il nostro centro, che comunque, parliamoci chiaro, è una realtà felice all'interno di un territorio come di Gratasoglio, estremamente problematico, perché non possiamo aprire il nostro centro anche ai ragazzi appunto e alle cooperative che gestiscono ragazzi bisognosi? Quindi un presidio verrà sviluppato all'interno del centro sportivo Vismara, mentre un altro presidio, che partirà il 2 febbraio, verrà sviluppato all'interno della parrocchia Medaglia Miracolosa. L'idea per noi è proprio quella di lavorare all'interno dei quartieri. Infatti già lavorare all'interno del centro Vismara è un lavoro un po' diverso, però ci siamo dentro e come Milan abbiamo una responsabilità sociale anche di quel territorio, avendo uno dei centri forse migliori, se non sbaglio, di Milano, perché comunque stiamo parlando di un centro Benvenuto, di Campi, quindi dare l'opportunità ai ragazzi di entrare è importante. Però lavorare realmente sul territorio, conoscere realmente una realtà, anche per noi questo è importante. Quindi, ad esempio, la parrocchia Medaglia Miracolosa ci è piaciuta molto, perché abbiamo saputo che il campo è stato, diciamo, finanziato dalle persone che abitavano il quartiere. Quindi
è un modo per anche noi avvicinarci, diciamo, al quartiere e alle persone che vivono. Un altro fattore che diciamo ci sta, che stiamo cercando di sviluppare, è anche quello di entrare in contatto con le altre associazioni, perché come potete ben capire, tra l'altro prima appunto si parlava di grandi club e tutte queste cose, Fondazione Milan vorrebbe anche non essere vista come qualcosa di esterno, ma una fondazione che è in grado di entrare in rete e collaborare anche con tutte le altre fondazioni, con tutte le altre associazioni, con tutte le altre cooperative, non importante quanto grosse siano o quanto diciamo riescano a muovere, perché comunque il valore di aiutare un ragazzo non penso non sia possibile contabilizzarlo, quindi tendenzialmente anche se un'associazione piccola ha lo stesso identico nostro valore, quindi riuscire a entrare in contatto a volte non è semplice, perché comunque con un nome così importante, un marchio così, se non importante sicuramente conosciuto, che portiamo, è comunque un primo step, un primo muro da abbattere, che vorremmo abbattere. Infatti il fatto di essere qui e parlare per noi questo è un privilegio, nel senso, perché comunque ci stiamo mettendo esattamente al pari degli altri. In futuro sicuramente questo progetto che si chiama Sport for Change, l'obiettivo, anche perché comunque è stato un mandato aziendale, un mandato della fondazione, è quello di lavorare su Milano, di lavorare anche su altri municipi, abbiamo già preso contatto con altri municipi e cercare di allargare questo progetto. Dopo questo breve, diciamo, background, che comunque mi sembrava doveroso affinché tutti possiate conoscere o avere un'idea migliore di quello che è stato Fondazione, di quello che adesso è Fondazione Milan, entro un attimo un pochino più nel dettaglio. Poi se vi sono domande o mi interrompete senza problemi oppure diciamo, come ti chiami, scusa? Io mi chiamo Giorgio Spadola. Il progetto prevede, è un progetto per il momento estremamente piccolo, anche perché se vogliamo lavorare con numeri molto grandi c'è il rischio poi di perdere la qualità del progetto. Quindi per il momento vi sto parlando di numeri che in effetti sono irrisori, soprattutto su un territorio come Milano, perché noi stiamo sviluppando sia all'interno di Grattosoglio che all'interno di Corvetto un gruppo di 15 ragazzi, d'accordo? Questi ragazzi vengono inviati da cooperative, servizi sociali, associazioni. L'idea è quella di creare un gruppo appunto di ragazzi, quindi stiamo parlando in età dai 12 ai 15 anni, e in più vi è la problematica legata al fatto che se svolgiamo un'attività motoria, mettere un 12enne assieme a un 15enne è errato, o comunque potremmo trovare delle problematiche importanti. Quindi tendenzialmente stiamo raccogliendo tutte le richieste che ci arrivano, tutte le segnalazioni che ci arrivano dalle varie cooperative, dalle varie associazioni e anche dai servizi sociali, e stiamo cercando di creare un gruppo il più omogeneo possibile. Ovviamente la nostra idea non è minimamente selezionare o fare selezione o dire tu sì, tu no, tuttavia ci stiamo trovando in queste situazioni, in quanto comunque, come potete capire, un gruppo di 15, le richieste sono molto più alte. Un altro dettaglio non da poco che mi preme sempre sottolineare è che questo progetto è aperto a ragazzi principalmente anche che non hanno mai fatto attività motoria, che non hanno le possibilità economiche per fare attività motoria, e non è assolutamente un progetto di scouting, cioè di ricerca del talento. Questo sembra banale, però nel momento in cui appunto si porta un marchio di una società che invece lo fa, ma non faranno attività sportiva? Attività motoria. Non faranno calcio, faranno attività motoria. Cioè, dico, ginnastica. No, perché ho interrotto, perché ho sentito nominato la parrocchia della medaglia miracolosa. Sì. C'è un gruppo sportivo di Diavoli Rossi. Di Diavoli Rossi, con il quale abbiamo preso contatto. Che, tra l'altro, io ho fatto il presidente di 10 anni di Diavoli Rossi, di conseguenza li conosco molto bene, no? Un diavoletto? No. È un diavoletto, via. Ci sono ancora, sono ancora operativo. Sì, Infatti mi ha sorpreso perché non ho sentito niente di tutto questo progetto. No, allora, per quello che noi non collaboreremo assieme ai Diavoli Rossi, perché no, magari qualche ragazzo poi magari verrà inserito all'interno del gruppo, però in questa fase iniziale, perché in realtà il progetto vuole avere un respiro più ampio, che è quello anche dell'inclusione sociale, perché comunque andare a prendere dei ragazzi, fare un progetto soltanto per loro, per quanto buono possa essere, comunque una forma di ghettizzazione di questi ragazzi, e questi ragazzi comunque saranno sempre all'interno di una realtà. Quindi per noi poi riuscire a inserire
questi ragazzi che presentano delle problematiche, che magari hanno anche difficoltà a stare in gruppo perché iperattivi, perché depressi, riuscirli poi invece a inserirli in un gruppo squadra, ad esempio come Diavoli Rossi, che sono un gruppo squadra normale, come ogni ragazzo dovrebbe poter avere la possibilità di farlo, questo è il reale valore del progetto, al di là appunto di tutto il lavoro educativo che si fa, però il lavoro educativo serve appunto per fargli capire, guarda, questa è la tua realtà, quindi cerca di inserirti nella tua realtà, anche perché noi non è che possiamo seguire il ragazzo per tutta la vita, il ragazzo poi andrà e deve fare la sua strada, però prima e meglio riesce a inserirsi all'interno del suo territorio, penso che meglio possa avere una vita anche migliore, insomma, quindi tendenzialmente noi abbiamo parlato con Diavoli Rossi, per il momento un progetto distaccato, infatti abbiamo chiesto a loro gli orari nei quali possiamo utilizzare le strutture sportive, che sono diverse dalle loro in questo momento, però l'obiettivo ultimo poi è inserirlo, se non è Diavoli Rossi, in un'altra scuola calcio, che sia scuola calcio Milan, che non sia scuola calcio Milan, però reinserirlo nel territorio, d'accordo? Quindi riuscire a prendere questi ragazzi, come li cerchiamo di prendere? Cerchiamo di prendere con, diciamo, uno strumento molto, molto interessante per un giovane, che è l'attività motoria. Abbiamo una difficoltà, che è sicuramente quella, soprattutto legata ai maschietti, di far capire che non è un'attività calcistica, non è un'attività di ricerca del talento, non è un'attività di selezione, e non è banale, perché potete immaginare un tredicenne, soprattutto pensatelo nel Municipio 5, dove viene fatto all'interno del settore giovanile, perché già comunque nel Municipio 4 lavoriamo comunque in un campo di quartiere, anche uno si può fare delle aspettative, però rimane sempre il campo di quartiere. Far entrare un ragazzo di 13 anni con problematiche sociali all'interno appunto di un posto che spesso viene visto come il top è un problema, nel senso, quindi quello che facciamo noi anche nel reclutare, nel cercare questi ragazzi, prima di tutto è fare un passaggio fondamentale, e ad esempio questo è un passaggio fondamentale, far capire bene qual è l'obiettivo del progetto. Perché se si dice Fondazione Milan, i ragazzi si illuminano gli occhi, che bello, vado a giocare a calcio, vado a Milan. No, non è assolutamente questo, ok? Ti mettiamo a disposizione 2 giorni a settimana per 2 ore, quindi 4 ore di attività settimanale, più laboratori che verranno sviluppati, quindi oltre attività motoria ci saranno anche dei laboratori didattici che verranno sviluppati, con 3 figure professionali, di cui 2 figure professionali sempre presenti sul campo, l'allenatore e l'educatore, più lo psicologo di supporto. Lo psicologo ha il compito di osservare soprattutto il lavoro dell'educatore e dell'allenatore, perché anche loro hanno bisogno di supporto, nel senso, non è banale lavorare già con ragazzi, per noi perlomeno. Noi non pensiamo all'attività come un'attività oratoriale, che ha tutti i benefici, e meno male che c'è, nessuno sta parlando male di attività oratoriale, però spesso è un'attività, diciamo, meno seguita, no? Il gioco libero poi va benissimo, la nostra invece è un'attività che deve essere seguita, un'attività che deve avere un unico fine, come all'interno ad esempio di un settore giovanile di un grande club l'unico fine è tecnico-tattico, cioè i ragazzi devono migliorare da quel punto di vista per diventare giocatori, il nostro unico fine è educativo, quindi utilizzare l'attività motoria solo come strumento educativo, questo è il fine ultimo ed è il passaggio fondamentale che dobbiamo far capire prima di tutto alle cooperative. Esempio, ieri eravamo in cooperativa Martinengo con le suore, che loro hanno capito molto bene la realtà di questo progetto, però alcune persone, quando gli viene all'orecchio di questo progetto, di questa idea, ne parlano al ragazzo in maniera un po' superficiale, e il ragazzo ovviamente si fa idee un po' strane. Potete, ad esempio, 2 anni fa ci siamo trovati con un ragazzo che era entrato nel settore giovanile a fare un'attività sempre di Fondazione Milan, e non si sa per quale ragione, comunque lui, nel momento in cui ha capito che non era un provino, che c'erano anche delle ragazze, che il livello lo si vedeva che dal punto di vista motorio era estremamente basso, perché appunto noi andiamo a ricercare ragazzi che non hanno neanche la possibilità di fare attività extra, e lui si è proprio arrabbiato, nel senso, ma come? Mi avete illuso? Nel senso, quindi questo è sicuramente anche colpa nostra, ma questo non deve più succedere, non deve succedere, ma soprattutto nei confronti di questi ragazzi che non devono minimamente essere illusi, d'accordo? Quindi questo è un passo, se per alcuni può sembrare scontato, però è il primo passaggio che dobbiamo fare. Magari il nome induce allora, noi potremmo chiamarsi diversamente, forse aiuta. Che cosa? Fondazione. Anche perché, scusate, qualcos'altro. Prego. Io so che la Fondazione Milan è devastante. Collabora già con il Milan, perché mi sembra che abbiano un pulmino su Fondazione Milan.
abbiano un pulmino, sì, che gli è stato donato qualche anno fa. Beh, perché come dicevo prima, tendenzialmente prima era una fondazione erogativa, d'accordo? Quindi magari appunto doveva utilizzare, poi ecco, io lavoro con la fondazione da 3 anni, quindi non da 13 anni, non ho tutto lo storico, però tendenzialmente ecco, prima si tendeva a sentire le necessità del territorio e cercare comunque dal punto di vista economico di dare una mano. Scusa, se fosse chiamata Fondazione d'Aggregazione Milan poteva essere un altro concetto, ma sì, Fondazione Milan. Noi abbiamo un vantaggio e uno svantaggio, il fatto di portare un marchio estremamente conosciuto. Questo può essere un vantaggio e secondo me lo è, soprattutto nel momento in cui ti muovi. Sicuramente essere anche qui e poter parlare con voi non lo devo tanto al fatto che io sia Giorgio Spadola o alla bontà del progetto, perché penso che ci siano tante altre associazioni che lo fanno, ma lo devo sicuramente anche al marchio che porta e al nome che porta. Quindi, come tutte le cose, penso che nel momento in cui porti un nome importante hai dei vantaggi e degli svantaggi. Difatti il progetto di per sé l'abbiamo chiamato Sport for Change, quindi lo sport per cambiare, d'accordo? Tendenzialmente cambiare meglio, tendenzialmente vogliamo introdurre all'interno ragazzi che hanno bisogno di cambiare qualcosa, perché ragazzi che invece stanno bene, si trovano bene, non sono seguiti dai servizi sociali, vanno bene a scuola, perché devono cambiare, nel senso non hanno problemi. L'altra cosa che mi preme è appunto farvi capire che il nostro progetto vuole inserirsi all'interno delle vite di questi ragazzi come un qualcosa in più che questi ragazzi hanno all'interno del loro piano di offerta formativa, che magari un educatore dei servizi sociali che segue il ragazzo può cercare di creare all'interno di questo ragazzo, perché mi immagino un educatore dei servizi sociali che prende in mano, in carico un ragazzo e cerca di, allora ok, deve tornare a scuola, deve fare delle attività extra, deve fare i compiti, quindi cerchiamo la cooperativa che gli fa fare i compiti, cerchiamo la scuola adatta a lui, nel quale lui riesca a stare all'interno, e cerchiamo magari anche qualcuno che gli faccia fare un'attività motoria, soprattutto se un ragazzo che comunque ha dei disagi, un'attività motoria estremamente strutturata. D'accordo? Quindi è questa l'idea, noi non ci vogliamo minimamente sostituire a un ente educativo, anche perché non abbiamo la forza di farlo, perché ci rendiamo conto che stiamo proponendo 4 ore di attività suddivise in 2 giorni più dei laboratori didattici, non stiamo proponendo una scuola full time di 5 euro tutti i giorni, quindi non possiamo e non vogliamo minimamente che passi il messaggio che noi ci sostituiamo all'ente educativo, questo no, noi collaboriamo con l'ente educativo. Abbiamo uno staff di Fondazione Milan formato da allenatori, educatori, psicologi, che vuole proprio mettersi in contatto, perché il lavoro vero poi si fa su ogni ragazzo. Per quanto noi si possa avere una programmazione ideale in testa, nel momento in cui conosciamo il ragazzo, parliamo con l'educatore, cerchiamo di capire i suoi bisogni, è lì che si sta facendo realmente il lavoro. Ed è per questo che se si vuole fare un lavoro del genere, purtroppo i numeri per il momento devono rimanere bassi. Perché l'idea è veramente dire, ok, io mi prendo in carico questo ragazzo per fargli fare attività motoria da qui fino a luglio, però deve servirgli qualcosa, deve rimanergli un granello, deve rimanergli una goccia nel mare, ma deve rimanergli. E per fare questo, purtroppo per il momento, appunto, i numeri devono rimanere abbastanza contenuti, anche perché comunque noi siamo sempre in una fase di sperimentazione, cioè vogliamo vedere come stiamo lavorando, come lavoreremo, come migliorare, e poi perché no, magari in un futuro, se ce ne saranno le possibilità, aprire 2 gruppi, diventare 30 ragazzi, ancora in un futuro arrivare a ancora 45 ragazzi, quindi aumentare ancora, però ripuntiamo che il gruppo di lavoro debba essere sempre quello per il momento di 1 a 15. Quello su cui noi ci spacchiamo la testa all'interno di fondazione è una frase che viene detta spesso, il valore educativo dell'attività motoria. L'attività motoria da sola di per sé non è educativa, perché se io lascio dei ragazzi da soli all'interno di una palestra di educazione fisica e questi cominciano a tirarsi pallonate addosso uno con l'altro, che è attività motoria? Sì, certo è attività motoria, ma dov'è il valore educativo? Quindi spesso sento tante volte, perché poi ovviamente entriamo in contatto con tavoli di lavoro dove si parla di dell'attività motoria, noi vogliamo realmente cercare di scoprire qual è il lato educativo dell'attività motoria, che poi ci sia lo spirito di aggregazione, tutto quanto va benissimo, e cercare negli anni comunque di diventare più efficaci possibili. Quindi questi anni sono anni per noi di sperimentazione, poi capire ok cosa possiamo migliorare, cosa dobbiamo limare, cosa, per poi
riuscire, visto che siamo una fondazione che comunque ha dei professionisti che lavorano dentro, parliamoci chiaro, la maggior parte delle associazioni che ci sono sul territorio sono fatte da volontari. I volontari, per quanto siano eccezionali, sono persone che hanno una loro vita, hanno un loro lavoro e hanno il tempo, non hanno il tempo da dedicare a spaccarsi la testa per capire qual è il reale valore educativo. Sono persone eccezionali che vengono lì, mettono il loro tempo, la loro passione, la loro formazione, più che altro, più che la loro formazione, a volte il loro vissuto, la loro esperienza, che magari è eccezionale, grandissima, per alcuni magari è un po' meno, ma è esattamente come il discorso che si trova all'interno delle scuole calcio in giro, o di qualsiasi altro ente che propone pallavolo, propone, chi è che propone attività spesso? Non un laureato in scienze motorie o un allenatore professionista, la propone giustamente il papà, la propone il dirigente che ha voglia, la propone il giovane tirocinante, però la propone gente che impara, che un po' improvvisa, che fa bene, ok? Però che non può pensare 24 ore su 24 al valore educativo dell'attività motoria. Quindi l'altra responsabilità che mi sento di avere è che la nostra attività, spero che un giorno possa dare degli spunti a tutti questi volontari che giustamente non hanno il tempo di poter pensare a una programmazione precisa dell'attività motoria, ma propongono ottima attività che magari ha degli spunti eccezionali, ma che poi non riescono a essere messi assieme per creare veramente qualcosa in un futuro e dire sì, è vero, l'attività motoria si lavora così. Per quanto invece magari all'interno del settore giovanile si possa dire per formare un giocatore, e ancora lì si lavora così, per formare un ragazzo dal punto di vista educativo che parte da un livello di disagio, come dobbiamo lavorare? Quindi è proprio questa l'idea, d'accordo? Quindi mi sento di dire che sarà un gruppo di sperimentazione, però è un bene, perché vuol dire che ci porremo dubbi, che vorremmo entrare nel dettaglio, che analizzeremo ogni singolo particolare. E l'altra cosa fondamentale per noi è non perdere mai contatti con l'ente educativo di Milano, cioè con l'educatore di riferimento. Noi per l'educatore di riferimento, per i servizi sociali, dobbiamo essere soltanto uno spunto in più. Dire guarda, nell'attività motoria si sta comportando così, noi abbiamo visto questo, ma noi non vedremo il ragazzo 24 su 24. Noi lo vedremo quelle volte lì, lo vedremo in un contesto secondo me privilegiato, cioè dove il ragazzo fa attività motoria, dove il ragazzo si diverte, dove il ragazzo tendenzialmente vuole stare. Quindi è un punto di vista importante che servirà all'educatore, all'associazione, alla cooperativa, ai servizi sociali per farsi un'idea più chiara del ragazzo, perché no alle famiglie. La figura dello psicologo ce l'abbiamo anche da supporto per le famiglie, dovrà fare degli incontri, dovrà parlare magari con le madri, con i padri che hanno più difficoltà. Quindi è un lavoro che cerca di essere più ampio. Prego. No, dico i genitori se ci sono. I genitori se ci sono. Mi collego proprio, probabilmente. I ragazzi che verranno coinvolti in questo progetto penso e presumo che siano gli stessi che frequentano la cooperativa Martinengo nella fattispecie del CAG, diciamo, nel centro di aggregazione. Centro di aggregazione di Icaro. Sì, esatto. La casa di Selma. La casa di Selma. Cioè sì, sì, i ragazzi vengono presi da lì con tutte le problematiche, familiari. E di conseguenza, giusto per inquadrare il tutto, i ragazzi verranno presi, saranno i ragazzi, appunto, i ragazzi che frequentano o la casa di Sam o il CAR, no? Utilizzeranno gli spazi di Auri Rossi per quanto riguarda il campo sportivo per poter fare questa attività del progetto, e invece la parte didattica dove poi questa verrà svolta? All'interno del centro di aggregazione giovanile? I laboratori didattici verranno strutturati in base alle esigenze del gruppo, d'accordo? Quindi si cercherà di capire le esigenze del gruppo, si cercherà di trovare un laboratorio. I laboratori didattici possono essere più svariati, ad esempio una attività teatrale educativa, una attività, perché no, magari anche una sperimentazione di lavori tipo piastrellista, cose del genere, però se parliamo di ragazzi così piccoli, difficili, queste le abbiamo provate su ragazzi un pochino più grandi, 17-18 anni, che devono tendenzialmente poi anche cercare un lavoro. L'attività, il laboratorio educativo può anche essere fare, andare in montagna tutti assieme a camminare, fare un percorso, però conoscere il valore della montagna. Noi pensiamo anche e crediamo anche nel valore dell'esperienza bella di per sé o di un'esperienza che questi ragazzi magari non potranno mai fare. E in più quello che vorremmo sfruttare sono proprio le risorse del territorio. Ad esempio la parrocchia Medaglia Miracolosa ha all'interno un teatro.
Quindi perché no proporre un'attività teatrale strutturata in 10-11 incontri oltre attività motoria? Secondo me è molto importante. Ad esempio, il teatro lo stiamo già portando avanti con altri progetti, quelli che dicevo sviluppati sulle scuole calcio, anche perché nel teatro tu devi metterti in prima persona, devi parlare, devi muoverti, perché no, ha dentro anche aspetti motori importanti, e quindi devi esprimerti, devi esprimere delle attività. Quindi per il momento i laboratori non sono ancora standardizzati, non sono ancora quelli per forza. Se troveremo un gruppo di ragazzi che necessita ad esempio di imparare l'italiano, perché non proporre un laboratorio di italiano? Le attività, allora, noi con la parrocchia Medaglia Miracolosa abbiamo un accordo che possiamo utilizzare sia gli spazi sportivi che gli spazi interni, quindi tendenzialmente i vari laboratori potrebbero essere sviluppati o all'interno della Medaglia Miracolosa, e questo potrebbe essere un vantaggio logistico, perché i ragazzi poi devono venire sempre soltanto in un posto, oppure se sono laboratori particolari e diversi che necessitano di spazi più ampi o comunque particolari, allora verranno sviluppati in un altro ambito. Di conseguenza la nostra commissione stasera è capire il progetto, non dobbiamo fare assolutamente niente. È un progetto interessante per il territorio. Interessante per il territorio, era bene che tutti i consiglieri fossero informati di quello che sta avvenendo non lontano da noi, qui vicino a noi. È bene che le cose si aprano direttamente, non attraverso la stampa o attraverso la gioco la più magari. Prego. E se la stampa è 4 va bene. Volevo sapere, adesso lei ha parlato febbraio-luglio. E poi proseguirà, riprenderà a settembre con lo stesso gruppo, ogni anno gruppi diversi? No, allora tendenzialmente è da febbraio, allora la programmazione era da settembre a luglio, però c'è un lavoro di rete, c'è un lavoro di conoscenza del territorio che comunque richiede tempo, d'accordo? E ci ha richiesto tempo. Come tutti i progetti nuovi, questa prima fase l'abbiamo dovuta affrontare appunto solo nel farci conoscere, solo nel conoscere, incontrare servizi sociali, nel incontrare diverse cooperative, perché non è così automatico. Diciamo, già un incontro come sto facendo ora sicuramente mi fa entrare in contatto e fa conoscere il progetto a molte più persone, però poi anche i servizi sociali hanno i propri tempi, anche le cooperative hanno i propri tempi, quindi si sta allungando, si è allungato molto il progetto. La partenza del progetto. L'idea comunque dall'anno prossimo è sicuramente fare su ogni presidio avere un respiro triennale. Sul fatto di coinvolgere o meno gli stessi ragazzi è una valutazione che viene fatta anno per anno, perché se ci si rende conto, se gli educatori di riferimento, che c'è un ragazzo che può ancora trarre vantaggio da questo progetto, oppure no, perché invece è già passato, è diventato più grande, quindi già magari comunque ha compiuto 16 anni, e allora abbiamo trovato un gruppo di ragazzi ancora più piccoli. Quindi tendenzialmente l'idea è di rimanere sempre sull'iscrizione scolastica. La voglia e la volontà è quella di non escludere mai nessuno, però come dicevo prima, purtroppo con numeri per il momento così piccoli sicuramente ci troveremo a fare delle scelte. Difatti l'altro passaggio che abbiamo con tutti gli enti, con tutti gli adulti con cui parliamo, è quello di non fare subito il passaggio con i ragazzi, di non dire subito c'è questa opportunità, di valutarla assieme noi adulti, di capire se c'è spazio per lui o meno, e poi se c'è spazio ovviamente includerlo, se non c'è spazio almeno abbiamo evitato di illudere un ragazzo e dirgli che c'è un'attività che alla fine non potrà fare. L'altro step, nel momento in cui andiamo a fare una selezione dei ragazzi, non è quella subito di metterli in campo, perché se tu li metti in campo, gli hai fatto fare attività e poi già no, tu non puoi più farlo. Questo è molto brutto, quindi sicuramente lo step iniziale è sempre parlare con gli adulti. Per quanto riguarda appunto la sua domanda, l'idea è comunque di rimanere sul territorio per almeno 3 anni, anche perché, come dicevo prima, una fase di sperimentazione non può avere soltanto un anno, d'accordo? Quindi, e per farsi conoscere realmente, diventare una realtà del territorio, non basta un anno, non basta qualche mese, bisogna fare un lavoro continuativo. Quello che vi dicevo prima sicuramente è che l'idea della fondazione è quella di rimanere su Milano, anche perché Milano ne ha bisogno, abbiamo tanti giovani che hanno bisogno, e di aprirci sempre di più su tutti gli altri municipi e diventare una realtà veramente milanese, d'accordo? Come vi dicevo prima, non è da molto che ci mettiamo in rete, ci mettiamo in contatto con, e diciamo ci mettiamo, ma lo siamo sempre stati, a livello di tutte le altre cooperative. Questo
è il messaggio che deve passare, perché nel momento in cui tutti gli altri enti capiscono che veramente è un lavoro di rete, non è un lavoro per rubare ragazzi a nessuno, ma è un lavoro per dire vi diamo un pezzo in più, vi diamo un aiuto in più, che è l'attività motoria, fatta in una certa maniera però con dei professionisti che ti seguono, questo sarà forse l'unico modo per riuscire a entrare in contatto con altre cooperative, associazioni che magari invece potrebbero sentirsi, che ne so, minacciate dalla presenza di una fondazione che porta comunque un marchio e un nome così importante, ma non è assolutamente questa idea. Quindi quest'anno partite? Partiamo il 2 febbraio, partiamo con un gruppo di 15, sì. Okay, partiamo già sul campo. Praticamente avete già fatto la selezione. La stiamo ultimando perché io ho già fatto il passaggio, avevo già incontrato il presidente Paolo Guido Bassi, siamo incontrati con i servizi sociali, abbiamo già fatto con la dottoressa Pancaldi, abbiamo già fatto un secondo incontro con la dottoressa Pancaldi assieme al suo staff educativo, al nostro staff educativo, perché è poi quello lo step, no? Nel senso, al di là dei nomi dei ragazzi bisogna poi parlare dei singoli casi e capire sì, no, perché, come intervenire anche per noi, per trovarci un gruppo di ragazzi e capire e sapere come gestirli e non andare totalmente allo sbaraglio. Poi siamo in contatto con i CAG Icaro, con appunto Cooperativa Martinello, poi ho scoperto che sono estremamente collegate. E, ad esempio, una realtà, parlando delle attività laboratoriali, una realtà con la quale sono entrato in contatto, che secondo me è estremamente interessante, qua sono 11 più 4, è Nocetum, che ho visto che potrebbe proporre un laboratorio, magari un pochino più avanti nello svolgimento, perché proporlo a febbraio all'aperto potrebbe essere un po' problematico, però legato appunto all'agricoltura, allo stare in un ambiente sano, bello, fare un'attività manuale, un'attività diversa, un'attività che, parliamoci chiaro, l'agricoltura i ragazzi milanesi non, anch'io non so farla, nel senso, perché non, però è un'attività diversa e questi sono i laboratori, ad esempio trovare una realtà che ci possa offrire un servizio del genere, che ovviamente pagare questo servizio, nel senso non farlo in maniera gratuita, quindi per la realtà appunto che ci ospita è anche un modo anche di fare una piccola raccolta fondi, ecco, diciamo, perché sono realtà che comunque spesso quelli che ho incontrato fanno anche molta fatica poi a far quadrare i conti. L'altra cosa appunto alla quale mi collego ora è che il progetto è totalmente promosso e finanziato dalla Fondazione Milan, quindi ovviamente era logico, ma è sempre giusto dirlo, per i ragazzi che ne usufruiscono, per tutte in realtà è totalmente gratuito, nel senso, perché tutti i costi sono a carico della Fondazione. Un'altra cosa, giusto per parlare della Fondazione, è che comunque uno può pensare che la Fondazione Milan sia legata al Milan, allora non ha problemi. Noi comunque come Fondazione, il Milan ci mette a disposizione degli strumenti per poter fare raccolta fondi, come ad esempio Milan Glory, non so se lo conoscete, che sono gli ex calciatori del Milan che poi si muovono a far partite, quindi abbiamo sicuramente degli strumenti estremamente potenti, come potete capire, per poter fare raccolta fondi, però tuttavia anche noi facciamo raccolta fondi, ad esempio quest'anno faremo ancora la Milano Marathon, perché comunque il Milan ci dà gli strumenti, però i finanziamenti poi ovviamente dobbiamo anche noi cercare noi come fondazione. Perfetto, grazie. Se c'è qualcuno che deve fare una domanda, ma una domanda giusto così proprio per curiosità. Nel momento in cui un ragazzo dovesse esprimere delle capacità superiori alle altre, potrebbe essere coinvolto poi anche all'interno della società Milan come giocatore? Ma è fuori luogo, è un'altra cosa. Nell'attività motoria comunque ci sarà anche qualcosa. Non è una domanda fuori luogo, anche perché non penso che esistano domande fuori luogo. Sono molto scettico sul fatto che potremmo trovare ragazzi del genere, anche perché noi andremo l'indicazione è un'altra, con ragazzi che tendenzialmente molto probabilmente non avranno neanche mai fatto attività motoria, che faranno fatica a muoversi e che anzi tra l'altro sarà difficile coinvolgerli, perché si staccheranno, non avrà voglia di sudare, non è banale. Lo scopo del progetto non è assolutamente quello. In più, pensando alla realtà del settore giovanile del Milan, penso sia molto complesso anche trovare un ragazzo così da inserire a questa età, perché il livello ormai è già estremamente alto. E ribadisco, la domanda è lecita, ovviamente il Milan è una società a scopo di lucro, quindi non
nasconde questo, che fa ricerca sul territorio. Però ecco, al di là di tutto penso proprio che non succederà una cosa del genere, ecco. Difficile. E qualora dovesse succedere, non so come neanche come affrontarla, ma non penso non sia neanche possibile, nel senso, proprio pensando proprio al livello dei ragazzi che già ci sono e che già fanno calcio specifico da anni, poter inserire un ragazzo dal nulla è veramente complesso. C'è una proporzione particolare tra maschi e femmine? O... No, no, il progetto è aperto sia a ragazzi che a ragazze. L'unica cosa è, difatti, che noi come staff educativo vogliamo capire appunto che gruppo abbiamo, anche per capire se questo gruppo è un gruppo che può funzionare o meno, nel senso, perché quello che vorremmo proporre è qualcosa di utile. Rilacciandomi a quello che hai detto, al di là soprattutto dei ragazzi o ragazze, che appunto per noi non c'è assolutamente differenza, è aperto a tutte e due, una realtà con la quale siamo entrati in contatto soprattutto sul Gattosoglio, però anche qua sul municipio 4 tramite la ONU San Francesco, sono i minori stranieri non accompagnati. Quindi questa problematica di inserire dei minori stranieri accompagnati non è che vogliamo escluderli, però ad esempio noi ci poniamo il problema: se andiamo a inserire 5-6 ragazzi, solitamente principalmente i minori stranieri accompagnati per residenti, perlomeno quelli che abbiamo incontrato noi sono ragazzi più grandi, 16, 17, 18 anni, quindi tendenzialmente un target diverso. In più spesso alcuni non parlano italiano. Quindi quello che ci stiamo ponendo è: o creiamo un gruppo di ragazzi minori stranieri accompagnati che hanno quindi delle problematiche, diciamo, in comune, ad esempio il fatto di non parlare italiano, non è banale, oppure magari dei ragazzi del genere potrebbero distruggere invece l'attività o renderla ancora più complessa. Quindi sempre nell'ottica di non dover selezionare, però la nostra ottica è anche appunto stato educatrice, psicologo, allenatore, dire ok, ma questo gruppo può funzionare, un minimo, abbiamo un target su cui lavorare, quindi tendenzialmente non c'è differenza tra ragazzi e ragazze, però noi comunque assieme allo staff educativo che ci segnala il ragazzo cerchiamo di capire, perché il target comunque deve essere uno che è dai 12 ai 15 anni, quindi è più che altro questo. Poi i minori stranieri accompagnati non hanno bisogno di più, perché hanno un estremo bisogno, e anche noi ci poniamo 4 ore di attività fisica, sono abbastanza, o sono ragazzi che hanno bisogno di molto di più, quindi di essere proprio reinseriti e di capire esattamente la realtà nella quale si trovano. Quindi purtroppo a malincuore a volte ci troviamo a dover dire di no, anche se in verità dir di no è, non ce ne sarebbe bisogno, perché ce ne sono tanti. Ok. La parola all'assessore Giovestino. Velocissimo, io volevo ringraziare appunto Giorgio della Fondazione Mila, mi sembra anche molto appassionato e preparato, complimenti. Ecco, avrei fatto anche la domanda che ha fatto prima il consigliere, ma non perché, appunto, come dicevi tu, cioè, avendo contatto col Milan è naturale sognare per i ragazzi nei consigliere, il paradone che ci troverebbe favela, quindi non era proprio la realtà. E, ecco, io vorrei però chiederti come, e darti la nostra disponibilità, a parte il principio l'ha già fatto anche Paolo, lo ribadiamo noi, lo ribadisce la Commissione, la disponibilità di partecipare e nell'affiancare la Fondazione Milano in questo percorso, dove fosse necessario e dove il municipio può dare un contributo in termini di valore. Quindi in qualsiasi modo possa il nostro municipio entrare nel programma, nel progetto che stai sviluppando, sappi che insomma noi siamo assolutamente disponibili a darti una mano e trovare magari anche delle soluzioni a dei problemi che si possono verificare. Va bene? Ok, no, rispondo. Sicuramente il fatto di entrare in contatto con queste tante persone che appunto penso appunto che si occupano di educazione o comunque in quest'ambito, per me ad esempio, se volete prendere i miei contatti diretti, perché magari non nell'ottica di quest'anno ma nell'ottica dell'anno prossimo, anno una cosa sempre. Cosa? Tipo anno scolastico? Sì, tipo anno scolastico, quindi sempre da settembre, sì. Una cosa che vorremmo limare l'anno prossimo è sicuramente abbattere i tempi per la selezione dei ragazzi. E questo lo si può fare soltanto con un lavoro tipo questo, andare sul territorio, parlare con le persone, conoscere le persone. Quindi se volete vi detto la mia mail, così ce l'avete, che è giorgio.spadola con la S @acmilan.it. E anche soltanto questo contatto, venite in contatto con cooperative, venite in contatto con ragazzi diretti, venite in contatto con educatori.
comunque ogni segnalazione, se non può essere magari utile per quest'anno, lo potrà essere per l'anno prossimo. Tenete conto un'altra cosa, che l'altro centro è di Smara, che è comunque municipio 5, quindi tendenzialmente se vi sono segnalazioni che non possono andare bene o che comunque sono borderline fra il municipio 5 e il municipio 4, una segnalazione può essere magari dirottata sull'altro centro. Quindi tendenzialmente qualsiasi segnalazione, e poi ecco, nell'ottica noi stiamo comunque cercando di aprire sempre più centri su Milano, quindi se non vanno bene per quest'anno, noi ogni contatto poi all'inizio di ogni anno, se non prima, perché la selezione l'anno prossimo vorremmo farla partire sicuramente da luglio, facendo la partita da luglio hai molto più tempo, quindi ogni contatto, ogni cosa può essere utile per noi, ma anche soltanto se mandate il contatto di una cooperativa che lavora con minori, che sapete che avrebbe bisogno di un progetto del genere, qualsiasi cosa, noi, visto che abbiamo la fortuna di avere dei professionisti che lavorano a tempo pieno su queste cose, noi abbiamo la forza di portarla avanti in questo momento. Grazie. Grazie mille, ringrazio il signor Spardo per la sua presenza, auspichiamo di continuare con questo rapporto più indicato, ma prima della fine della commissione devo dare brevemente la parola all'assessore Schiaffino. Sì, solo una comunicazione per i consiglieri. Allora, sabato si è concluso il concorso Presepi, hanno partecipato 22 scuole del nostro municipio. Sabato mattina ci sarà la premiazione alla Palazzina Liberty, straordinariamente concessa per l'occasione, alle ore 10.